c'è chi, come D'Alfonso, vorrebbe che la nuova Pescara si chiamasse Adriatica. Io penso, non penso che il nome sia corretto. Io penso che, insomma, lasciare i nomi originali, o se no la Grande Spoltore invece che la Grande Pescara. Spoltore fa parte della città adriatica ormai. Si chiamerà Adriatica? Si chiamerà Adriatica, ma a me mi piace Spoltore però. La nuova Pescara forse andrà per questione finanziaria, cioè forse a noi ci conviene, però il nome non lo deve cambiare. No, perché si dice che la nuova città si chiamerà o Pescara o D'Alfonso ha proposto Adriatica. Sto qui dal dopoguerra, Spoltore. Secondo me Adriatica proprio non suona nemmeno come nome, dovremmo trovare un nome che magari accontenta tutti e che richiami comunque l'originalità dei tre paesi uniti, delle tre città unite. Molto probabilmente si chiamerà Pescara, penso. Contrario o favorevole alla nuova Pescara? Ma guarda, io sono di grandi vedute, penso sempre al futuro, penso che come è successo ormai più di 100 anni fa con Castellammare possa essere una cosa positiva. Si sente un adriatico? Io mi sento una persona di mare, però adriatica non lo so. Adriatichesi suona male, cacofonico, adriatici forse meglio. Adriatici, sì, adriatici. Però la nuova Pescara per me è la cosa più giusta, Pescara e basta. Amen. Io mi auguro soltanto che come il paese di Spoltore rimanga un paese tranquillo, un paese dove i bambini possono circolare tranquillamente per strada. Ma siamo nella città di Adriatica? No. Non siamo ad Adriatica? No. E che città è questa? Domanda allo Stato. So che D'Alfonso come sindaco lo hanno proposto? Si è autoproposto, vabbè. Lei sa, insomma, della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore? Per me non va bene. C'è chi ha proposto per questa nuova città il nome di Adriatica. Ma non saprei, va. La vedo perplessa. Infatti. Ma non è la città di Adriatica questa? No, è Spoltore. Spoltore proprio... Città di Spoltore. Ma lei sa che potrebbe diventare Adriatica? Sì, perché sono quelle di Pescara, Montesilvano. Che te devo dire? Che ne pensa? Per me va benissimo. Ma sa che tra poco potrebbe diventare pescarese? Lo so, purtroppo la colpa è dei nostri cittadini. Perché purtroppo? Perché ognuno deve stare a casa sua, dice, no? A me mi piace Spoltore. Non stare sotto di nessuno. Secondo me è meglio lasciare Spoltore, senza dubbio. Ma se si fondono le tre città occorre un unico nome. Ho capito. Beh, sarà un problema di chi fa la fusione dopo. Ma si rintracci dopo questo paese se si è chiamato per 2 secoli Spoltore? Come vi chiamate voi? Io mi chiamo Antonella. Antonella? Ah, pure mia nipote si chiama Antonella. E se voi cambiate il nome nessuno lo sa, vi chiama Giuseppina, vi girate voi? Noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione.